Benvenuti in Cucina per te. Oggi prepariamo uno strudel di ragù, un piatto dal sapore ricco ed irresistibile, ma molto semplice da realizzare. Vediamo quali sono gli ingredienti e cuciniamolo insieme. Per 4 persone occorrono 230 g di pasta sfoglia rettangolare, 350 g di macinato di vitellino, 50 g di carota, sedano e cipolla tritati, 200 g di provola fresca affumicata, 500 ml di passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, un uovo, noce moscata, uno spicchio d'aglio, sale, mezzo bicchiere di vino rosso e qualche foglia di basilico. Per preparare lo strudel iniziamo tagliando la carota, il sedano e la cipolla per il soffritto. In una padella versiamo olio quanto basta a coprirne il fondo. Aggiungiamo il trito, uno spicchio d'aglio e facciamo soffriggere un minuto. Aggiungiamo la carne e la lasciamo rosolare. Sfumiamo con il vino, aggiungiamo il pomodoro, un po' di noce moscata, il basilico e il sale. Copriamo con un coperchio e facciamo cuocere circa 30 minuti. Quando il sugo sarà asciutto, spegniamo il fuoco e lo lasciamo raffreddare. Stendiamo la pasta sfoglia su una teglia con la sua carta forno. Distribuiamo il ragù sulla pasta sfoglia. Aggiungiamo la provola tagliata a pezzi. Arrotoliamo proprio come si fa con lo strudel, sigillando bene i bordi. Spennelliamo lo strudel con un uovo sbattuto. Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Lo strudel di ragù è pronto. Mi raccomando, lasciatelo intiepidire prima di tagliarne una fetta. Se vi è piaciuta questa videoricetta, scrivetelo nei commenti. Continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta!